L'auto aperta con le chiavi ancora inserite nel cruscotto e sul sedile l'insulina, quella medicina indispensabile per il diabete. E questa è la preoccupazione maggiore dei familiari di Gianluca Salviato, il tecnico di Martellago in provincia di Venezia, di 48 anni, scomparso in Libia sabato scorso e di cui non si ha alcuna notizia. Molto probabilmente l'italiano è rimasto vittima di un rapimento a scopo di estorsione. Stava lavorando in Cirenaica, una delle zone più pericolose del paese nordafricano, per la Ravanelli, un'azienda di Venzone. Sentiamo la testimonianza dell'amico Marco Stradiotto. Non arrivano notizie, sappiamo che sia a livello nazionale, cioè c'è un'unità di crisi predisposta per seguire il caso al Ministero della Farnesina, al Ministero degli Esteri, mentre nella zona in cui c'è stato rapimento si sta procedendo alle ricerche per cercare di capire cosa è successo. Insomma, questa è l'unica notizia che abbiamo e che ci sono, ecco, altre non ce ne sono. Tra l'altro abbiamo, i familiari giustamente dicono che sono tenuti al massimo riservo rispetto al fatto di non influire, insomma, su quelle che sono le attività che si sta facendo a livello internazionale per cercare di trovare una soluzione alla questione. Finora non mi pare ci siano contatti di nessuna natura. Stradiotto, ex sindaco di Martellago, conosce anche la famiglia di Gianluca. I familiari sono in attesa di notizie e stanno sperando che tutto si sistemi e tutto si risolva. Insomma, mi risulta che l'azienda non avesse problemi di nessuna natura, si facendo altro delle opere di urbanizzazione, quindi non opere legate a ricerche petrolifere o altro. Salviato non era nuovo a lavorare all'estero, se non sbaglio. No, lui era già stato in Siberia e Russia per un'impresa che faceva ricerche petrolifere. E poi da 2 anni a questa parte aveva cambiato ed era venuto a lavorare per questa azienda che invece fa opere di urbanizzazione appunto in Libia. Lui ha questo spirito molto free, molto libero, che l'ha sempre portato a non porsi problemi rispetto al fatto di lavorare anche all'estero, anche se aveva iniziato le attività anche qua da noi.